Riprenderanno domani mattina le ricerche del quarto sciatore travolto da una valanga assieme a altri tre freerider. La valanga si è staccata poco sopra l'abitato di Solda, in Val Rosim, nel massiccio dell'Ortles. Tre persone sono state estratte già prive di vita, sepolte sotto una massa nevosa di 3 metri di spessore. Due delle vittime sono trentine, erano esperti ed attrezzati. Si tratta di Mauro Giovannazzi, di 50 anni, maestro di sci e guida alpina di Povo, e Marco Giussa, 60 anni, nativo di Bolzano ma residente a Trento. La terza vittima è Volker Klar, di 41 anni, di Monaco di Baviera. Il quarto sciatore, anch'esso germanico, è stato cercato fino a sera in condizioni pericolosissime per gli stessi uomini del soccorso alpino. Olaf Reinstadler è il coordinatore del soccorso alpino di Solda. Se è dentro nella valanga sicuramente è solo morto, perché dopo questo tempo è così profondo com'è, perché siamo arrivati già oltre i 3 metri e quindi lì non è più speranza.